Desideri metterti in proprio e avere successo attraverso la corretta gestione del tempo? Scopri in questo video e nel precedente cosa fare e come farlo. Ciao, sono Paola Imparato, esperta di Hospitality Management e Business Coach per manager e imprenditori e ti do il benvenuto a come avere successo nel proprio lavoro, ma anche nella vita. Nel video di oggi, il terzo di una miniserie di 5 video tutti dedicati a come avere successo, parleremo nuovamente di gestione del tempo o time management. Questo video e gli altri 4 si rivolgono a te che vuoi inserirti o reinserirti nel mondo del lavoro e vuoi avere successo. Il mio obiettivo è di offrirti una formazione chiara e sintetica su quale sia il percorso giusto da intraprendere. Poi, se hai delle domande, non esitare a scrivermi nei commenti sotto il video. Ti risponderò con piacere sia per iscritto sia live su YouTube. Quindi, per esserci anche tu, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche. Una delle frasi più famose quando si parla di gestione del tempo è: se il tuo lavoro è mangiare una rana, è meglio farlo come prima cosa al mattino. Se il tuo lavoro invece è mangiare due rane, è meglio mangiare prima la più grande. La morale è: affronta i compiti più importanti al mattino. Realizzare questi ti darà la spinta per affrontare il resto della giornata. Sappi inoltre che la prima ora di lavoro al mattino è la più produttiva. Si dice che i cervelli di avvio giornata hanno meno energia in eccesso per sognare ad occhi aperti e per preoccuparsi di altri compiti. Quindi sfruttala quanto più puoi. Un altro ottimo consiglio che posso darti per la gestione del tempo è l'uso della regola 20-80, nota anche come principio di Pareto. Questa regola afferma che l'80% dei risultati proviene dal 20% dei nostri sforzi. La legge di Pareto non deve essere naturalmente presa alla lettera. Il rapporto tra rendimento e sforzo può non essere esattamente 80-20, però la sostanza non cambia. Ciò che Pareto afferma è che per il raggiungimento della gran parte dei risultati è essenziale solo una piccola parte dello sforzo impiegato, in quanto una gran parte del nostro lavoro è impiegata per attività secondarie che risultano una perdita di tempo. Per esempio, quante volte interrompi ciò che stai facendo anche solo per pochi istanti, per controllare email o il cellulare, rispondere ad un messaggio, a una telefonata, oppure ad un tuo collaboratore che ti chiede un qualcosa semmai di inutile? Sappi che le interruzioni sono un'attività costosa in termini di gestione del tempo, perché non solo sottraggono il nostro tempo mentre siamo impegnati in altro, ma richiedono che al termine dell'interruzione la mente debba impiegare altro tempo per riprendere il filo del lavoro e ritrovare la concentrazione. Quindi, se hai compreso che una delle distrazioni principali deriva dalle email, allora organizza la tua casella di posta elettronica. Che tu utilizzi Gmail, Outlook o altro, ricorda che qualunque client di posta possiede delle specifiche funzioni di archiviazione delle mail, redistribuendole in cartelle predefinite, così che tu possa concentrarti soltanto su quelle effettivamente importanti e utili. Oppure pianifica i tempi di risposta delle mail, addirittura disattivandole in alcuni orari. Nel prossimo video ti darò altri suggerimenti e strumenti per la gestione del tempo che ti permetteranno in breve tempo di arrivare al successo. Non mancare. Bene, se desideri metterti in proprio e in virtù della mia quasi ventennale esperienza volessi un business coach che ti segue nel tuo progetto imprenditoriale, non esitare a contattarmi attraverso il link sottostante che troverai nella descrizione del video. Inoltre, sappi che in questi primi mesi del 2020 creerò una community di miei fedeli e fedelissimi, dove posterò video esclusivi. Se riuscirai a far parte della mia community, ricorda che nell'anno indirò un concorso per la partecipazione gratuita ad un webinar one-to-one con me, per confrontarti sulla gestione della tua attività aziendale. Perciò cosa aspetti? Iscriviti al mio canale. Buona giornata! Ad esempio...